La legge di bilancio 2017 ha istituito una no tax area per gli studenti con redditi 2.6 fino a 13.000 euro che possono iscriversi all'università gratuitamente. Questa soglia, secondo lei, è adeguata oppure no? Ma guardi, è comunque un segnale importante che il governo ha voluto dare nella direzione di facilitare quanto più possibile l'accesso. È chiaro che la somma a cui poi si fa riferimento all'ISEA è di 40 milioni. 40 milioni di euro rapportati a un livello di circa 13.000 euro come limite di accesso può sembrare molto basso, ma in effetti se poi lo si rapporta alla quantità di popolazione studentesca probabilmente non è sicuramente una cifra enorme. A questo si aggiunge anche la modalità con cui viene distribuita, i soldi vanno dati ai comuni, quindi per alcuni comuni magari la quantità di denaro che arriva in termini di contributo su questa voce può essere un contributo abbastanza sufficiente, per altri dove ci sono molti plessi evidentemente questo no. È chiaro che non si riesce a coprire le esigenze di tutti quanti gli studenti, non a caso gli studenti ci dicono che non sono soddisfatti, soprattutto se si considera che questo tipo di intervento è funzionale sia all'abbattimento del costo dei trasporti ma anche di altri servizi, per cui copre una gamma abbastanza importante, ma estremamente importante anche per le tasche delle famiglie che devono comunque fare fronte a spese non indifferenti per mantenere i propri figli alle scuole superiori. Noi sappiamo che c'è una grossa migrazione di studenti dagli Atenei del Mezzogiorno alle scuole del Nord. Secondo lei a che cosa è dovuto? Ma io credo sicuramente non certo a questo stanziamento e alla possibilità di accedere a questi fondi, perché l'attenzione del governo non è sicuramente posta a una parte del paese, ma a tutto il problema paese, quindi da nord a sud, anzi. L'attenzione maggiore c'è sempre verso le città meridionali, verso i luoghi meridionali dove il problema è sicuramente più sentito rispetto al nord. Forse queste migrazioni sono determinate anche da altri fattori che sono indipendenti da questo intervento che, ripeto, può sembrare un intervento di poco conto, ma è comunque un modo per dimostrare un'attenzione che questo governo ha verso un problema che è fondamentale proprio perché questo governo crede nell'importanza dell'istruzione dei giovani. Per quanto riguarda invece le politiche, diciamo, sempre del diritto allo studio più ampio, ci riferiamo alle borse di studio, bisognerebbe fare qualcosa in più? Sicuramente sì, sicuramente bisognerebbe intervenire anche in questa direzione per facilitare l'accesso. Il problema è che i soldi se ne stanno stanziando tanti nella scuola e non soltanto in questa direzione, anche questa ultima legge di bilancio al suo interno porta dentro degli stanziamenti che non sono riferiti a questa voce ma sono riferiti per esempio agli interventi manutentivi dei locali dove poi gli studenti passano gran parte del loro tempo in termini di sicurezza, interventi in termini di sicurezza. E lei capisce che dovendo fare un intervento tutto tondo alla fine le disponibilità si riducono notevolmente. Ritengo però che anche sulle borse di studio si dovrebbe provare a incentivare maggiormente l'intervento finanziario.